trovati amici di calciomercato.com, sempre per gli aggiornamenti che riguardano le trattative di mercato. Si entra nel vivo, oggi parliamo di Juventus, perché è una Juve molto attiva. Sappiamo che il Matuidi è il primo obiettivo a centrocampo, si continua a lavorare con Raiola cercando di abbassare la richiesta del Paris, ma nel frattempo la Juventus ha ricontattato direttamente Luis Gustavo, gli ha ribadito la volontà comunque di andare sul brasiliano per quanto riguarda il centrocampo, non dovesse arrivare, come detto, Matuidi primo obiettivo, e quindi Juve che ha voluto ribadire i termini del contratto con Luis Gustavo, ha già il sì del giocatore, quindi c'è stato questo nuovo contatto di aggiornamento per confermare al giocatore comunque l'interesse da parte della Juventus su questo centrocampista brasiliano che quindi resta in corsa per la mediana bianconera Luis Gustavo, che la Juventus interessa sicuramente tanto, come interessa Bentancur, centrocampista per cui il Milan ha fatto un tentativo, il Boca ha rifiutato l'offerta, la Juventus ha questa opzione sul giocatore. Qual è la situazione? C'è stato nelle scorse ore un contatto nuovo tra Juventus e Boca in cui la Juve ha fatto sapere al Boca di avere intenzione l'anno prossimo comunque di avere Bentancur, di poterlo prendere, controllare, magari lasciarlo ancora un anno in Argentina, comunque mantenerne il controllo. Quindi Juventus pronta a contare su Bentancur come giocatore per il suo futuro. Questo perché il Boca ha avuto un sondaggio anche dall'Atletico Madrid che voleva proprio bloccarlo per la prossima stagione. Ha sentito la Juventus che ha ribadito la sua volontà. Quindi anche con l'Atletico per adesso non se ne fa nulla, con la Juventus che mantiene il controllo su Bentancur, ben contento di andare in bianconero in futuro, e quindi tutto confermato anche su questo fronte. Un saluto da Fabrizio Romano per calciomercato.com. Ciao!